Ci è venuto a trovare in redazione il segretario del circolo tricolore di Fratelli d'Italia Alghero. Fratelli d'Italia che si affaccia al 2020 con due circoli e qualcosa pare non funzionare perché c'è un po' di maletto, forse semplicemente non ci si capisce. L'assessore del turismo di Gangi ieri ha fatto una conferenza stampa. Ha detto che era stata convocata anche lei e con lei gli iscritti del circolo tricolore, invece dalla vostra parte pare che così non sia stata. Qual è la vostra posizione? Allora, le ricordo che l'assessore al turismo di Gangi è anche il segretario dell'altro circolo cittadino di Fratelli d'Italia, nominato Azione Alghero. Quindi, sono venuta qua appunto per chiarire questa situazione, mi sembra anche doveroso nei confronti di chi ci segue, chiarire. Io ho ascoltato ieri l'intervista da lei fatta al segretario del Circolo Azione Alghero, nonché assessore al turismo Marco Di Gangi, e se vuole sapere la verità, sono stata un po' basita nel sentire la risposta alla sua domanda riguardo la mancata presenza del Circolo Tricolore. Allora, le cose non sono andate così come ha spiegato il segretario del Circolo Cittadino Azione Alghero, perché io personalmente ho ricevuto un invito insieme ad un altro membro del Circolo Tricolore, quindi inviti personali, non estesi all'intero circolo. Io mi aspettavo dal segretario cittadino di Azione Alghero un invito al circolo, ma soprattutto la presenza del segretario in quel tavolo, nella conferenza, in quanto ritengo giusto, e lo rimarco e lo sottolineo, che quella conferenza, visto che era una conferenza dove gli esponenti politici del partito di Fratelli d'Italia, quale il consigliere Mula e l'assessore in questo caso di Gangi, che dovevano fare il bilancio appunto dei 6 mesi di attività, questa conferenza doveva essere organizzata da tutti e due i circoli. Quindi questa è stata, secondo me, una mancanza. Non lo voglio chiamare sgarbo, una mancanza da parte del segretario cittadino del Circolo Azione Alghero. E questo un po' mi ha fatto risentire, devo dire la verità. Quindi, come dire, forse hanno capito tardi l'errore commesso, lo sgarbo, chiamiamolo in questo modo, e quindi hanno cercato poi alla fine di estendere o di far estendere l'invito a tutti, ma così non è stato. Non è stato. Sono stati due, è stato un invito personale fatto a me e a un altro componente del circolo tricolore. Quando mi è arrivato il messaggio tramite WhatsApp, non dal segretario cittadino, ma dal consigliere Mulas, non c'era nessuna nota d'accompagnamento a questo messaggio, a questo invito, e quindi da ritenere un invito personale e non di circolo. Non chiamiamolo sgarbo, chiamiamola mancanza, come hai detto Mancanza? lei prima. Sì, infatti ho detto mancanza. Come di cucire tra due circoli che non sembrano andare nella Allora, stessa direzione? io ieri appunto, c'è stato un nostro comunicato da parte del Circolo Tricolore, dove appunto comunicavamo che non, la nostra la non presenza alla conferenza, motivando questa mancanza appunto, però ho invitato ho dato anche un senso poi d'apertura alla fine del comunicato, invitando il segretario Marco Di Gangi a un'apertura, cioè in futuro una collaborazione tra due circoli appunto per le attività che riguardano il partito, perché se anche ad Alghero ci sono due circoli, il partito è unico, quindi alcune attività devono, secondo me, essere per forza fatte insieme. Quindi questo invito lo rilancio al Quindi segretario di massima Azione apertura da parte Alghero. Sì, vostra. da parte nostra tanta. Vediamo, io mi auguro che il segretario scenda dal suo piedistallo e inizi a interloquire
col nostro circolo. Vediamo, io sono qua, attendo. In conclusione, in una città come Alghero si sente il bisogno di avere due diversi circoli di Fratelli d'Italia? Ma in una città come Alghero, due circoli ci stanno, perché no? Si è arrivati alla creazione di due circoli soltanto perché non si è riusciti a trovare una quadra e quindi si è creato il circolo tricolore che comprende tutta la, diciamo, la vecchia guardia, no? E poi, diciamo, il nuovo rappresentato dal circolo Azione Alghero. Ma l'interesse dei circoli è il bene di Alghero, quindi io mi auguro, cerco sempre di dare un'apertura, che si lavori insieme appunto per il bene della nostra città.